Il velivolo Atlantique lascia il posto al P-72A. Addestramento operativo di leadership e management. A Terracina appuntamento con la pattuglia acrobatica nazionale. Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione aeronautica. Termina dopo 45 anni la missione del pattugliatore Atlantique del 41esimo stormo. Il velivolo più anziano dell'aeronautica militare, con ben oltre 250.000 ore di volo, ha rappresentato per la Forza Armata un binomio di operatività ed efficacia. D'ora in poi la missione svolta dal reparto siciliano, sorvegliare le principali vie marittime della nazione e contrastare la minaccia delle unità navali potenzialmente ostili, sarà affidata al velivolo multiruolo P-72A, il nuovo velivolo presentato ufficialmente ieri, 21 settembre, durante una cerimonia presieduta dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli, e dal capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Walter Girardelli. Il velivolo, in dotazione al 41esimo stormo dell'aeronautica militare, è operativamente impiegato dalla Marina Militare. A bordo operano equipaggi misti formati da piloti e operatori di bordo appartenenti sia all'aeronautica militare che alla Marina Militare. Conclusa venerdì 15 settembre a Nisida la quarta edizione del progetto di formazione integrata alla leadership, management e competenze aerospaziali. I 29 allievi del corso Sparviero V dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, insieme ai colleghi delle Accademie di Marina Militare, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano, hanno partecipato ad una esercitazione congiunta. Fondamentale il supporto del personale e mezzi del 16° stormo, della scuola specialisti e del 9° stormo. Lo scopo formativo dell'esercitazione è stato quello di accrescere le capacità degli allievi simulando uno scenario che ricalca quello di un reparto di volo dell'aeronautica militare con le sue dinamiche operative. La novità di questa edizione è stata l'introduzione dell'elicottero HH-212 che è servito a simulare il recupero in mare di superstiti durante la fase esercitativa di ricerca e soccorso. Se non volete perdere uno degli ultimi appuntamenti con la pattuglia acrobatica nazionale, potete recarvi domenica 24 settembre sul lungomare di Terracina ed assistere alle acrobazie delle frecce tricolori, ma non solo, anche alla dimostrazione di elisoccorso effettuata con elicottero HH-139A del 15° stormo ed ancora display in volo di Eurofighter C-27J del reparto sperimentale volo. Non mancate, il nostro video news termina qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.